Ciao a tutti, sono Luca, alias Electroshock Now, e da semplice appassionato voglio condividere le mie esperienze nel campo FPV. Nel video precedente ho descritto come analizzare ed eventualmente sostituire i cuscinetti difettosi, ma ovviamente i droni da racing subiscono ulteriori danni, come ad esempio un problema sulla campana che genera vibrazione anche a bassissime frequenze. È generalmente causato da una ovalizzazione della campana. Infatti, se noi andiamo a testare il cuscinetto con il metodo uditivo, riscontriamo che effettivamente i cuscinetti lavorano in maniera perfetta. Ma analizzandolo attraverso il sistema che avevo descritto precedentemente, quello di Betaflight, e le vibrazioni sono presenti su tutti gli RPM. E aumentandoli troviamo anche delle frequenze di risonanza dove tutto quanto il frame potrebbe entrare in appunto in risonanza, causando dei problemi nella registrazione video. Ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella di sostituire le campane con delle nuove, però possiamo trovare alternative. Se eventualmente la campana gira regolarmente e non crea i rumori causati dai cuscinetti, possiamo andarla a ribilanciare, proprio come facciamo normalmente con le ruote delle auto. Per farlo segnate un punto qualsiasi della campana con il pennarello rosso, un semplice puntino, che sarà il nostro punto di riferimento. E disegnate su un foglio di carta una tabella simile a questa, dove questo sarà il punto 1 di riferimento e poi abbiamo il punto 2, 3, 4, 5 e così via. E adesso andremo su Betafly, Emufly o Clearflight e andiamo a compilare questa tabella e arriveremo alle nostre conclusioni. Avviamo il nostro configurator, entriamo nella sezione motori e nella parte della sorgente mettiamo accelerometro 10 millisecondi 01. Dopo ovviamente aver rimosso tutte le eliche, attiviamo il flag. Adesso la campana è priva di nessun tipo di bilanciamento, quindi andiamo a prendere i dati originali, quelli che di solito adesso vogliamo. Lo portiamo a 1250 al motore numero 1 e andiamo a vedere i valori. Torniamo qui sopra, reset, aspettiamo qualche secondo e scriviamo sul foglio 411 1 e riportiamo appunto 411 1 nella colonna normal a 1250. Ripetiamo il passaggio adesso a 1500. Lo regoliamo a 1500 preciso. Andiamo sempre nella parte in alto. Reset. Aspettiamo qualche secondo. E andiamo a segnare sul foglio 18, 12, 10. Ripetiamo ulteriormente il test a 1750. Centriamo 1750 andiamo sempre in alto a destra, reset, aspettiamo qualche secondo e segniamo sul foglio 27 40 58. Adesso abbiamo bisogno di un piccolo pezzettino di nastro d'alluminio adesivo che praticamente servirà come pesetto per bilanciare il nostro motore, la nostra campana. Attacchiamo il nostro pezzettino di nastro in posizione 1 e andiamo a fare i test attraverso sempre l'utility di Betaflight a 1250 e ripetiamo lo stesso test in posizione 1, in posizione 2, in posizione 3 e così via per tutte le 8 posizioni. Adesso abbiamo messo il pesetto in posizione 1, lo mettiamo a 1250 e andiamo a vedere i valori. Torniamo su, reset e aspettiamo. 2, 4, 2 e lo segniamo sul foglio. Adesso ho spostato il pesetto nella posizione 2, attiviamo 1250.
resettiamo e aspettiamo qualche secondo e segniamo i valori 2, 5, 1. Idem in posizione 3, reset, qua andiamo a peggiorare, 4, 7, 2. Una volta terminata la misurazione andiamo a vedere in tabella cosa è successo. Questi erano i valori originali, 4, 11, 1, senza bilanciamento. Poi abbiamo messo un peso di bilanciamento e abbiamo fatto le stesse misurazioni a 1250 per le 8 posizioni. Quindi abbiamo messo, l'abbiamo montato in posizione 1, questo pezzettino di alluminio, in posizione 2, 3, 4, 5. Che cosa è successo? Che in posizione 1 abbiamo avuto una riduzione delle vibrazioni, in posizione 2 idem, in posizione 3 idem anche lei, molto meglio rispetto all'originale, ma di poco. Qui abbiamo fatto un peggioramento perché abbiamo fatto un 22 qua e qui era un 11, un 29 e qui 11, un 22 e qui 11, 29, quindi ci andiamo ad allontanare dal punto dove è sbilanciato, dove dobbiamo aggiungere del peso. Quindi qui alla fin fine ci troviamo nelle condizioni che le posizioni migliori sarebbero la posizione 1 e nella posizione 2. Forse ci troviamo una via di mezzo qui tra la 1 e la 2. Adesso andiamo a mettere il bilanciamento qui e lo riproviamo nuovamente a 1500 e a 1700 e lo compariamo tra i due. Adesso ho attaccato il pesetto in posizione tra la 1 e la 2 e vado a fare nuovamente la misurazione a 1250. È ovviamente un lavoro di pazienza e andiamo a resettare, aspettare qualche secondo e vedere il risultato. Il risultato è molto promettente, abbiamo 2 1 1. Facciamo la stessa cosa a 1500, ma esagerare finché non fissiamo il bilanciamento. 1500, resettiamo, abbiamo 8 7 3 e blocco nuovo. Adesso, andando a comparare la tabella delle vibrazioni che abbiamo misurato, questa è la colonna normale dove era la campana senza bilanciamento, avevamo un 4 11 1, e con il peso posizionato alla posizione 1 e 2, però in realtà uno potrebbe andare a cercare, potrebbe migliorare ulteriormente per cercare veramente il punto esatto, però anche questo è più che sufficiente. E a 1250 abbiamo ridotto soprattutto questo valore qua, che non ricordo che asse era, è l'asse Y, l'abbiamo ridotto da 11 a 1. L'asse Y sempre nella fase a 1500 l'abbiamo ridotto da 12 a 7 e anche gli altri valori sono molto 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 inferiori. Ma non è solamente visibile attraverso il grafico, lo sentite anche se mettete una mano sul drone, sentite proprio minor vibrazioni. Adesso la prova del 9 è il 1750, ma prima di farlo dobbiamo fissare bene il nastrino. Per farlo utilizzo del Kapton, del nastro da elettrico in Kapton, perché è molto resistente, e gli facciamo fare due giri intorno alla campana e vediamo che succede. Ho fatto fare due giri di nastro Kapton partendo dai 180 gradi, quindi da qua dietro sono partito. Ho fatto fare un primo giro passando sopra, ha raggiunto il punto d'inizio, un secondo giro e poi ho terminato qua dietro. Così ho la garanzia che questo pezzettino di alluminio, che servirà come pesetto di bilanciamento, non si stacchi anche ad alta velocità. E adesso andiamo a fare la prova anche a 1750. Prova del 9, adesso abbiamo il nostro motore che è con il pesetto di bilanciamento e ben fissato. Lo riportiamo a 1250, e che sarebbe la velocità di overing, come ricordo l'avevo già probabilmente detto. Andiamo a misurare 2 1 1, rispetto agli originali 4 11 1, quindi già molto buono, ma è confermato il valore di prima. Lo riportiamo a 1500, i valori originali senza bilanciamento erano 18 12 10. Penso che qualcuno gli piace i numeri qua, ne abbiamo detti abbastanza. Da 18, 12, 10 siamo passati a 7, 9, 3. Penso un'ottima soluzione. Di nuovo ancora,
lo portiamo a 1700, no, questo è 1900, è un po' troppo. 1750, ricordo i valori originali del 1750, era 274058. Tombola. Da 1700 a 1750 siamo scesi da 274058 a soli 5924. Penso proprio che abbiamo, è un'ottima soluzione. Per ora è tutto. Spero che, ovviamente, la soluzione più facile e rapida è quella di sostituire la campana, ma per risparmiare qualche soldo bisogna anche inventarsi qualcosa. Questa potrebbe essere una valida soluzione. Le vibrazioni, ovviamente, adesso si sono ridotte del più del 50%, no, anche di più. Non l'ho segnato l'ultimo valore, ma era veramente poco. E mi ritengo soddisfatto. Un saluto a tutti e di nuovo vi ringrazio per il tempo dedicato e, come sempre, se vi è piaciuto il video, un like in fondo alla pagina e magari iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Electroshock Now.